video sulla spesa fatta a Lidl. Sono appena tornata dal supermercato, quindi proprio una cosa fresca fresca. Ho posato le borse qui, ho detto ok, registriamo immediatamente il video e vi faccio vedere quindi cosa ho comprato stamattina al Lidl, che è praticamente il mio supermercato preferito ed era da tanto che non ci andavo più. Quindi con mia madre abbiamo preso un bel po' di cosine, ci sono due sacchetti pieni che devo mostrarvi. Come prima cosa vi faccio vedere una cosina che è uscita questo lunedì, ed è questo contenitore che praticamente sarebbe un box per trasportare i cupcake, i muffin. Ha le chiusure ermetiche e questo è fantastico perché almeno è sicuro che le cose non cadono, ed è fantastico per trasportare le cose. Quindi questo è il coperchio. Dentro è fatto così, quindi c'è sto vassoietto dove qui tipo ci vanno incastrati tutti i cupcake, i muffin, no? Però il bello, sapete qual è? Che si può levare. E se si leva, praticamente resta un bel contenitore. E cosa abbiamo pensato io e mia madre? Che è perfetto per fare il tiramisù, per trasportare il tiramisù. Visto che questa domenica devo andare a casa di mia zia a mangiare, e io ogni volta che vado da mia zia faccio il tiramisù perché mio zio lo ama e mi ha detto che non mi fa entrare dentro casa se non gli porto il tiramisù, che faccio io. Quindi ogni volta abbiamo sempre problemi su come trasportare questo tiramisù, no? E questo contenitore è perfetto, perché è di una bella grandezza, quindi per fare il tiramisù è tipo della dimensione giusta per quanti siamo noi in famiglia, ed è fantastico perché qui ci mettiamo il tiramisù, qua c'è il coperchio ermetico, bellissimo. Quindi quando l'ho visto ho detto a mia madre no, dobbiamo prenderlo assolutamente perché è di una praticità enorme. E poi vabbè, se magari una qualche volta pensa di fare dei cupcake o dei muffin, può trasportare pure quelli lì, o comunque si possono trasportare torte, si può trasportare qualsiasi cosa perché è bello alto, vedete? Ora non so quanto sarà alto, un boh, 6-7 cm forse, comunque una bella altezza, quindi ci si possono fare davvero tante cose. Quindi se siete delle persone che dovete trasportare torte o cose del genere, io ve lo consiglio. Dischetti dell'Easy Ray, io mi ci trovo benissimo, ho provato anche quelli a marca Cien e anche quelli lì sono ottimi, io adoro questi dischetti, mi ci trovo troppo bene. Poi ho preso due scatole, dove l'altro? Qua, di queste salviette, di questi fazzolettini che a me piacciono tantissimo da tenere sulla scrivania, li adoro. E hanno fatto tutte le confezioni così particolari, c'era anche quella col tramonto, ma io ho preso quelle sulla tonalità ovviamente del rosa. Ce ne sono 150 dentro e costano 99 centesimi e sono fantastiche, proprio fantastiche. Poi ho voluto provare questo, ho sentito che ha comunque un ottimo INCI, latte detergente delicato. A me mi era finito quello della Vivi Verde Coop, che sinceramente ultimamente mi ha iniziato a bruciare gli occhi quello della Vivi Verde, sono contenta quindi che sia finalmente finito. Cercavo un nuovo latte detergente e quindi sono proprio curiosa di provare questo. È costato credo 1,50 €. Boh, speriamo che sia buono e che soprattutto non bruci gli occhi. Poi, cosa ho preso? Allora, nelle offerte, mi ero dimenticata di questi. Sono i pirottini, quelli per fare i muffin. Sono costati 99 centesimi, dentro ce ne sono 40. E sono tutti decorati bellissimi, c'erano tipo con lilla, tutti zebrati oppure leopardati, oppure con i fiori se non mi sbaglio, però boh, non mi piacevano granché. Invece questi rosa pua bianchi, tipo, mi piacciono tantissimo e quindi li ho presi, anche se ce ne sono solo 40 e sono pochini, però vabbè. Poi passiamo alle cose da mangiare. Ho voluto provare questi cereali, io non ho mai preso i cereali a Lidl sinceramente e questi mi hanno abbastanza incuriosito. Sono della Crofield e sono integrali, un attimo che ve lo leggo. Allora, sono cereali integrali, cereali di riso e poi ci sono frutti rossi. Sto cercando quello in italiano, dov'è? Così ve lo leggo un attimo. Allora,
ci sono lamponi, fragole e ciliegia. Boh, sinceramente vanno proprio tanto incuriosito, sono costati anche poco, 1,99 euro, e quindi, boh, mi sono detto ok, l'inci non è male, e quindi, boh, speriamo che sono buoni di sapore, io non li ho mai provati, della Vitel, va bene, spero che siano buoni da mangiare con latte di riso. Poi mia madre ha preso farina, ce ne dovrebbe essere un altro, eccomi. Due pacchi di farina Kamut per fare il pane. E questa per ora è scontata 1,40 euro, quindi molto molto conveniente, perché la farina di Kamut costa abbastanza. Quindi se siete alla ricerca di farina biologica, perché bio, di Kamut, vi consiglio di andare al Lidl, perché per ora 1,40 euro è un affarone. Ed è davvero buona questa per fare il pane. È adatta per la macchina a cassetta, che io ce l'ho sempre presa lì al Lidl, quindi viva la farina di Kamut. Poi vabbè, sacchetti dell'immondizia, sempre convenienti, questi li dobbiamo portare però a mia nonna, quindi vabbè, sacchetti dell'immondizia si trovano ovunque. Poi, aiuto, cos'è questo? L'olio, mia madre ha comprato l'olio. Un litro d'olio della Prima Donna, non è male, lo abbiamo già provato in passato e quindi mia madre lo ha ripreso. Si sono sbriciolate le cipolle. Poi mia madre ha voluto provare questo, che è un preparato per cappuccino. Sti cose non sono molto salutari, io mia madre lo dico, ma vabbè, a lei piacciono questi preparati, che devo fare? Quindi si è presa questo. Non ha un inci proprio pessimo, contiene zucchero, latte scremato in polvere, caffè solubile, grasso di cocco, siero di latte, sciroppo di glucosio, quindi diciamo che ok, non è salutare, però non contiene neanche strane porcherie immangiabili, ecco, quindi vabbè, a lei piacciono, contenta lei, contenti tutti. Poi, avocado! Ho preso gli avocado perché gli avocado al Lidl costano 99 centesimi, ne ho presi due perché ho intenzione di farmelo adesso a pranzo con la pasta, quindi vedrò una ricetta e farò la pasta con l'avocado e poi casomai stasera me lo metto anche nell'insalata, perché l'avocado fa benissimo ed è buonissimo. Poi cipolle, le cipolle rosse di Tropea, perché queste sono le cipolle quelle che è più salutari, insomma, che fanno bene. Ne ho letto tantissime proprietà su internet, quindi ho detto a mia madre prendiamo le cipolle rosse, mi raccomando, invece di prendere le altre. Quindi ecco qui cipolle rosse che erano scontate a 60, no, erano scontate a prezzo pieno, comunque 65 centesimi per 500 grammi di cipolle rosse. Poi ho preso questi che sono i filetti di sgombro della NYX, questi li ho già provati e sono buonissimi e costano 99 centesimi. Ce ne sono due tipi, olio di girasole e olio d'oliva. Io ho preso quelli di girasole perché costano di meno, mentre quelli all'olio d'oliva, se non mi sbaglio, sono 1,50, però vabbè, anche l'olio di girasole fa comunque bene, quindi è sempre un olio, no? Quindi ho preso questi di girasole, ne ho prese due confezioni, ma l'altra confezione non so che fine ha fatto. Sarà lì nel sacchetto da qualche parte. Anzi, lo alzo. Oh, me la metto in braccio. Eccomi, eccole qua. Quindi, lo sgombro, che a me piace davvero tantissimo lo sgombro. Poi, rimanendo sempre in tema, tonno dell'Ariomare al naturale, e al Lidl conviene tantissimo perché 4 scatolette costano 3 euro, quindi 2,99 euro, e ce ne sono 4, e a me questo dell'Ariomare al naturale piace davvero tantissimo come tonno, è proprio buono e gustoso. Io ne ho provate anche di altre marche, ma questo è in assoluto il mio preferito. Io preferisco sempre quello al naturale perché è comunque più salutare rispetto a quello sott'olio, anche più leggero di grassi. Poi altri sacchetti, mia madre che ama comprare i sacchetti della spazzatura. Poi cosa c'è? Ah, qua c'è un odore pazzesco. Ah vabbè, faccio vedere prima questi, che sono le alici, no, filetti di acciuga.
filetti di acciughe che erano, se non mi sbaglio, scontate a 89 centesimi, sempre della NYX, queste già provate. E sono buonissime, a me piacciono proprio tanto, da mettere sia sulla pizza fatta a casa, ma anche da mangiare, tipo come merenda io a volte me le faccio. Prendo la fetta di pan bollito integrale, ci metto un filo d'olio d'oliva, pomodorini e poi i filetti di acciughe, non mi veniva il nome, e il basilico. Oh, vi assicuro che è una merenda super salutare e buonissima. Ma a volte io me le mangio anche tipo insieme all'insalata, comunque le adoro. E poi contengono molte proprietà benefiche, omega 3, quindi fanno bene i filetti di acciughe. Ah, mi sono scordata anche di questo. Mia madre ha preso questi, che vabbè, servono ad entrambi, ad entrambe. Sono i misurini. Questi sono costati 1,50€. Mia madre cercava anche i barattoli quelli grandi, tipo in caps, ma purtroppo erano finite, non c'erano più, erano rimaste solo queste. E sono sia in milligrammi che in caps. E questi sono davvero comodissimi, soprattutto se si trovano delle ricette americane che ovviamente misurano tutto in caps, quindi sono davvero super utili. Poi non potevano mancare questi, perché ogni tanto gli sfizi vanno concessi, e quindi lo zucchero dall'altro lato, vabbè, con mia madre ci siamo presi i Kraffen, che sono troppo buoni. Ah, infatti io dopo pranzo non vedo l'ora di mangiarmi un bel Kraffen, sono troppo buoni. E ogni tanto un piccolo sgarro si può anche concedere, no? Sono davvero fantastici, cioè se non li avete mai provati io vi consiglio di provarli. Dentro c'hanno la marmellata di ciliegia, buona, che poi tra l'altro è la mia marmellata preferita, buonissima. E poi abbiamo preso questi, il pane alle olive. Io da quando ho provato il pane alle olive lì al Lidl, cioè proprio fuori di testa, io e mia madre siamo impazzite, non riusciamo più a farne a meno, è una droga. Se non avete mai provato questo pane, vi assicuro che è una droga, perché è davvero buonissimo. Con mia madre già ce ne siamo fatti fuori tipo uno, l'abbiamo divisa a metà e ce lo siamo mangiato, perché è buonissimo, è super morbido, saporito, ah, fantastico! Non sarà la cosa più salutare del mondo, però mamma mia, cioè ogni tanto ci vuole. Ah, che odore, cioè fa un odore che è incredibile, vi apre la fame. Cioè, voi sentite questo odore, vi viene fame proprio. Ok, poi mi si è scaricata la fotocamera, quindi nel frattempo ne ho approfittato e ho sistemato tutto in dispensa. Allora, le ultime cose sono quelle surgelate, e sono questi burger fish o fish burger della MSC Procera, no? che io avevo già provato in passato, era da molto adesso che non li prendevo più, e devo dire che sono buoni. Ce ne sono 4 dentro la confezione e costano solo 99 centesimi, quindi ok. E poi la cosa più buona che io e mia madre adoriamo sono questi, gli involtini primavera. Finalmente Lidl ha capito di mettere gli involtini di primavera fissi, quindi che si possono trovare durante tutto l'anno e non soltanto quando mettono in determinati periodi i prodotti della Vitasia, no? E sono davvero buonissimi. Con mia madre questi li abbiamo già provati di questa marca e sono davvero buoni, saporiti, gustosi. Noi li abbiamo presi in entrambe le versioni, sia quelli dove ce ne sono solo 4 che quelli con i mini roll, che ce ne sono dentro 20. Noi li facciamo nel forno. Ci sono sia vegetali, quindi con solo verdure, poi ci sono al pollo e, se non mi sbaglio, al manzo, credo. Comunque noi abbiamo preso quelli vegetali e quelli al pollo, e quindi io ve li consiglio perché sono davvero buoni e costano intorno ai 2,50€ uno scatolino. E basta, quindi queste sono le cosine. E poi la ragazza della cassa mi ha dato queste cose qua. Che io non so cosa sono. Che sono sti cosi? Qua c'è scritto stickets. No. Stickets. Non lo so, comunque sono ste cose che io
Non ho la più pallida idea di cosa siano. C'è scritto Lidl, ci sono disegnati tipo dei mostriciattoli, ma penso che sia... Che cos'è? Poi sono enormi, sono dei cuscinetti. C'ho tipo una curiosità di vedere cosa... Non riesco manco ad aprire, scusate. Ah, aperto. No, ma che cos'è? No, cioè, scusatemi, ma che è sto coso? Io credevo che fossero mastiche, caramelle, invece no. È sto coso qui con la ventusetta. Cioè, scusate, ve lo devo far vedere. Eccolo qui. Quindi è uscito sto coso di qua, da sto pacchettino, che non so che cos'è. Quindi credo che se voi andate a Lidl e fate la spesa, poi vi danno sti cosi. Un attimo, eh. Yeah. Qua c'è l'altro. Ma a sto punto tanto vale che mettevano i Minion. A me non erano più belli questi cosi. Che brutto. Questo è bruttissimo. Che è sto coso? Ma che me ne faccio? Cioè, sinceramente, mi piacerebbe chiedere a Lidl che cavolo me ne faccio di sti tre cosi qua. Ma tanto vale che mettevate o i Minion, che sono più carini, o delle mastiche, delle caramelline, insomma. Che sono sti cosi? Qual è il... Vabbè. D'accordo, grazie Lidl per il pensiero. Questi tre mostriciattoli sono davvero carinissimi. Quindi questa era la mia spesa che ho fatto oggi al Lidl. Fatemi sapere se anche voi andate spesso in questo supermercato, se ci sono dei prodotti, non so, che sono tra i vostri preferiti, o se ci sono dei prodotti che invece non vi piacciono. Se avete delle cose da consigliarmi, fatemelo sapere giù nei commentini, perché ci sono molte cose che io ancora del Lidl non ho provato, tipo come i cereali. Spero che siano gustosi, sinceramente, perché molti cereali di discount, diciamo, che mi hanno un po' deluso. Quindi boh, speriamo bene. Quindi io aspetto di ricevere i vostri commenti. Se anche a voi piace Lidl e comunque la spesa da discount, mettete un pollice in su. Io vi mando un bacione enorme e vi auguro una buona giornata. Ciao!